Signore e signori, nel 1975, ahimè, tutta l'Italia, il 30 settembre, si svegliava leggendo una notizia agghiacciante. Era la notizia che riguardava l'omicidio di Rosaria Lopez, la barbara, le barbare sevizie inflitte sia a Rosaria che a Donatella Colasanti, e quello che è diventato noto come il delitto dei pariolini del Circeo. Nelle sale in questi giorni un film che si intitola La scuola cattolica, tratto dal monumentale e importantissimo libro di Edoardo Albinati, vincitore del premio Strega. È con noi Valentina Cervi. E se davvero tu vuoi vivere una Benvenuta. Vita luminosa. Grazie, e più fragrante. Ciao Serena. Molto lieta di conoscerti. Cancella anch'io. Come va? Benissimo, questa musica si sente, peraltro la canzone si sente perché la cantano, no? A un certo punto. La cantano, questa canzone tristissima tra l'altro di Battisti. È vero, una delle più emotivamente dense. Esatto, queste le immagini di Donatella. E tu sei una degli interpreti di un cast, devo dire, stellare, perché c'è, non so neanche a chi darete, c'è Valeria Golino, Fabrizio Gifuni, Fausto Russalesi, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca e dei ragazzi meravigliosi. E dei ragazzi meravigliosi che appunto interpretano gli allievi di questa scuola. Il film intende in qualche modo restituire, come già ha fatto appunto il bellissimo libro di Albinati, l'humus culturale o subculturale nel quale poi dopo venne fuori una delle pagine più orrende della nostra cronaca. È vero, è vero. E soprattutto anche le domande che si fa Edoardo Albinati, che è il protagonista del film, si fa delle domande sul come mai siamo stati testimoni in qualche modo, no? Dell'educazione sentimentale di questi nostri colleghi più grandi. Noi stessi siamo stati educati in questa epoca. Che cos'è che non abbiamo visto? Che cos'è che abbiamo nascosto a noi stessi in qualche modo? E di cosa siamo vittime anche noi? Di quale educazione sentimentale? La famiglia, la scuola? Tante domande si fa il libro, e poi se le fa Edoardo, e in queste sue domande vediamo proprio di spiegarsi il racconto di queste famiglie. Vediamo il trailer. Non saprei dire quando tutto è iniziato. Eppure quello che era successo riguardava tutti noi. La nostra educazione, il nostro quartiere, la nostra scuola. Bisognava provare continuamente di essere veri uomini. E una volta dimostrato, ricominciare da zero per dimostrarlo una volta ancora. Per subire il male, ci fermi mai più! Ci sarà pur bisogno di qualcuno che lo commetta. Cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Ciao. Ciao. E Carlo? Se vogliamo possiamo raggiungerlo alla sua villa. Quale villa? Valentina Cervi, attrice peraltro con un profilo internazionale, nonché nipote, lo diciamo per i tanti del nostro pubblico che hanno amato come tanti il grandissimo attore italiano di Gino Cervi. E per aiutarci a ricostruire quello che fu il delitto del Circeo abbiamo invitato oggi un cronista di grande valore, Massimo Lugli. Ah ecco, pensavo... Ah no, va bene. E prima di farlo, eccolo qui Massimo, prima di farlo entrare però possiamo anche vedere la scheda che la ricostruisce, il delitto. Fine settembre 1975, l'estate si è conclusa da pochi giorni. Il fungo dell'Euro a Roma è uno dei punti di ritrovo della capitale ed è là che Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, 17 e 19 anni, due giovani ragazze della periferia romana, incontrano i loro aguzzini, diventando le vittime di uno dei più brutali fatti di cronaca della storia italiana. Gianni Guido e Angelo Izzo, studenti universitari di buona famiglia legati in modo profondo agli ambienti della destra romana, invitano Donatella e Rosaria a partecipare ad una festa e le due ragazze accettano. È il 29 settembre quando i quattro si recano a Villa Moresca, una tenuta al mare dove li aspetta Andrea Ghira, un amico di Izzo e Guido.
La serata inizia con musica e chiacchiere, ma si trasforma poco dopo in un incubo. 30 ore di violenze, stupri e sevizie. Rosaria Lopez muore, affogata in una vasca da bagno. Donatella Colasanti si salva, fingendosi morta, dopo un tentativo di strangolamento e un colpo di spranga alla testa. Credendo di averle uccise, i tre nascondono i corpi nel retro della loro 127 bianca e ritornano a Roma. Raggiunto il quartiere Trieste, gli assassini si allontanano dall'auto. È il momento che Donatella Colasanti coglie per bussare con violenza dall'interno del bagagliaio, attirando l'attenzione di un metronotte. Quando la liberano i carabinieri, Guido, Izzo e Ghira sono fuggiti. I primi due verranno arrestati poche ore dopo. Ghira, invece, rimarrà per sempre latitante. Peraltro, Massimo, le foto di Donatella Colasanti forse oggi avremo più pudore nel mostrarle, no? Rispetto a tanti anni fa. E, assolutamente. Qual era nel film si parla di mascolinità tossica, no? Ne parla Albinati, a un certo punto Edoardo, il personaggio del film, dice appunto nascere maschi è una malattia incurabile. Ricordiamo i tre ragazzi, erano tre ragazzi di una... di ottima famiglia, venivano da due di loro avevano studiato in questo prestigioso istituto romano, e invece le due vittime erano due ragazze che vivevano in periferia. Contò l'elemento sociale nella scelta e nella persecuzione nel delitto, nelle modalità anche così brutali con le quali venne svolto il delitto? A me non piace l'espressione assolutamente sì, quindi diciamo che contò moltissimo. In questa vicenda terrificante che io seguì da giornalista, perché lavoravo già a Paese Sera, avevo 20 anni, e ci sono due componenti con due termini che allora non erano stati inventati: sessismo, cioè proprio il disprezzo totale verso la donna, e classismo, che invece allora andava molto forte. Sicuramente sono ragazzi dei pariolini che militanti di estrema destra, tutti e tre, mi sembra, più almeno due su tre. Sì, no? Loro avevano avuto anche precedenti insieme, precedenti per aggressione sessuale e rapina. Izzo in particolare è stato affidato ai servizi sociali. Erano tre soggetti, come si dice in polizia, molto conosciuti dalle forze dell'ordine, conosciuti dalla fazione avversa che li cercava, perché quelli erano anni di scontri, di inseguimenti, di aggressioni a rotta di collo, la violenza di quegli anni 70. Solo chi l'ha vissuta se la può ricordare. Non voglio dire che era una guerra, ma era un continuo tornare a casa, guardarsi intorno, chi c'è, chi non c'è, eccetera. E queste erano l'espressione più violenta, più aggressiva, più spietata di quel tipo di ambiente di estrema destra, neofascisti. Tutti. Izzo disse che poi dopo, ricordiamo, ha commesso altri due omicidi, sempre di due donne, una madre e una figlia. E Izzo disse: per noi erano solo dei pezzi di carne. Valentina, confrontarti con questo tipo con questa storia così sconvolgente, cosa è stato per te? Allora, intanto, come dire, questa storia è importante perché fu veramente lo spartiacque, no? Per il movimento femminile, per cominciare a parlare, perché di queste storie ce ne sono state da sempre e ce ne sono ancora oggi tantissime. Però quella storia fu importante perché veramente in quegli anni gli intellettuali, gli scrittori, persone che dovevano dare voce a questo tipo di vicende parlarono e dissero: non va più bene così. Quindi le donne che prima avevano taciuto per amore, per pudore, per vergogna, trovarono finalmente lì fuori un mondo che forse era pronto ad ascoltarle. E quello fu. E peraltro dovemmo aspettare tanto tempo prima che lo stupro, lo ricorda anche i titoli di coda del film, diventasse da reato contro la morale un reato contro la persona. Nel 96. Esatto, nel abbiamo 96, dovuto aspettare più di 20 anni dopo. Massimo, i tre poi, uno è stato uscito dal carcere da poco, che è appunto Gianni Guido. E Andrea Ghira è morto contumace, sì. Nel senso che non ha mai scontato neanche un giorno di galera. Izzo è entrato e uscito, peraltro nel film ha un interprete somigliantissimo, che ricorda anche questo ghigno che Izzo fece, insomma, vedete, ci sono le foto in giro, quando venne arrestato. C'è pure chi dice che quel corpo ritrovato a Melilla, per cui lui poi si arruola nella legione straniera, no? Andrea Ghira, non sia il suo. I parenti sia di Colasanti che di Lopez dicono che appunto non si è fatto abbastanza per cercarli, perché quasi ci fu, le famiglie li aiutarono, ecco. Le famiglie aiutarono questi tre efferati omicidi. Le famiglie li aiutarono, Ghira fu avvisato in anticipo perché scappò,
Dopodiché non è vero che non si fece tanto. Guarda, io in tanti anni, tu sapessi quante volte sono stato con la valigia pronta per andare in Sud America, in India, alla dove era stata insieme alla polizia, perché me lo dicevano, allora erano altri anni, si collaborava di più. Siamo per prendere. Non lo hanno mai preso. Il corpo è quello, punto. C'è il DNA. Però è vero che lui riuscì a far perdere le tracce, poi divenne tossicomane e tutto. Tra l'altro nel 2005 succede tutto. Cioè nel 2005 Izzo esce e uccide due donne. Permessi premio, no? Era una premialità. Sì, era permesso premio, agghiacciante, manipolatore, aveva coinvolto tutti. Viene scoperta la morte di Ghira, che era morto prima, con la solita intercettazione natalizia che la polizia faceva tutti i Natali a casa di Ghira per vedere se parlava il figlio. E poi muore Donatella, subito dopo. E sembra che nel 2005, come se questa vicenda terrificante arrivasse a un epilogo che coinvolge tutti, non c'è più nessuno di loro, c'è solo Guido. Che è uscito, credo, adesso, dopo aver scontato tanti anni di carcere. Abbastanza anni, sì. Sì, ma infatti... Dal 2009, ma non vorrei... Che era forse la figura dei tre meno preminente, anche nel insomma, era quello forse meno... Cioè, Izzo era poi il manipolatore, e Ghira era il teorico, l'ideologo, Guido mi sembrava, anche nel film, quello più che andava a ricasco dei due amici, mi sembra, Probabilmente sì, nella realtà lui ha avuto una condanna decurtata, modificata in appello, perché la famiglia risarcì i genitori di Rosaria, poveraccia, e quindi lui si beccò 30 anni. Io, Guido pure, è uno che era evaso da San Gimignano, cioè non è uno stinco di santo. Secondo me si scambiavano lettere che io non posso citare. Ma com'è possibile? Si scambiavano lettere che tu non puoi citare? In carcere, che io non posso citare qui perché sono terrificanti, parlano di stupri a ragazze di colore. Non voglio usare un linguaggio politically correct. In carcere, ce ne andiamo in Africa a fare questo tra loro. Com'è possibile che si sia arrivati ad una bassezza simile, rivendicata anche con fierezza? Perché noi siamo partiti da una definizione di mascolinità tossica, ma qui parliamo di tre persone, cioè in una notte di orrore, nessuno dei tre ebbe mai un barlume di saggezza da dire fermiamoci. Se tu pensi che al ritorno loro caricano le ragazze in macchina e sentono Mike Oldfield, la musica dell'esorcista, tin 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 tin, tin tornando. Dopodiché che fanno? Mollano la macchina per la strada, questo non è stato ricordato nel servizio, lo ricordo io, vanno a mangiare una pizza, in pizzeria hanno la bella idea di vedere due ragazze di sinistra, allora c'hanno le divise, Eskimo, eccetera, quindi fanno una rissa con le due ragazze non morte paghi dentro. Della ma voglio dire... Con la totale anche incoscienza dal punto di vista, come dire, di premunirsi, perché non ci voleva niente il fatto che quella macchina fosse ispezionata, non sapevano che Donatella era ancora viva, ma insomma un'incoscienza totale. Queste non erano non erano persone, erano oggetti. Io sono convinto che quell'omicidio non è stato premeditato, che loro probabilmente, se le ragazze avessero accettato queste avance, forse sarebbero state stuprate, picchiate, umiliate, ma vive. Il fatto che abbiano resistito, hanno detto di no, e quindi come te permetti, borgatara, capito? E peraltro, diciamo, un avvocato di uno di loro, durante la requisitoria, disse: se le ragazze fossero rimaste accanto al focolare, dove era il loro posto, se non fossero uscite di notte, se non avessero accettato di andare a casa di quei ragazzi, non sarebbe accaduto nulla. Ovviamente fu anche allora sommerso di tante critiche, ma insomma l'idea che un avvocato difensore nel sacrosanto diritto di difesa possa pronunciare queste parole è veramente agghiacciante. Valentina, nel film tu sei una donna... Però c'è una cosa importante da dire anche il concetto di impunità, no? Alle quali queste persone in qualche modo si legavano. Si era impuniti all'epoca, loro avevano già commesso, erano usciti dal carcere tantissime volte. L'impunità che nasceva proprio da quella cultura, no? Che era in qualche modo questa cultura del privilegio, questa cultura degli scempi edilizi, no? E quindi i genitori anche, queste famiglie. No, perché insomma era un mondo in cui, sì, è vero che queste erano tre mele marce, però non è giustificativo di questo atto terrificante che hanno commesso, erano tre pazzi, però venivano da una società che era una società corrotta, una società malata in qualche modo, e il film indaga proprio questo aspetto qui. Vediamo il tuo personaggio, così poi dopo torno a parlarti. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo.
corpo di Cristo. Gioacchino? Sì? Come mai non c'è nessuno dei tuoi compagni di scuola? Non ci vengono a messa? Sì, a quelli obbligatori della scuola. Oh, ma che li mandano a fare i figli in una scuola cattolica? Magari i genitori lavorano, non hanno tempo. Ho capito, ma neanche uno su 20 ragazzi mi sembra assurdo. Amore, ma non vedi che c'era una macchina? Come farei senza di te? Sì, 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 tutto bene, tutto bene. Tu sei una giovane moglie, madre di 7 figli e in qualche modo, diciamo, soggetta a un volere maschile che l'ha plasmata e a un certo punto si vede, cioè proprio una, beh, non lo voglio raccontare, dai, raccontami tu il tuo personaggio. Beh, insomma, la nostra famiglia Rummo è una famiglia composta da 7 bambini, è una famiglia felice, è l'unica che crede veramente nell'istituzione cattolica, nella scuola cattolica. Si protegge in qualche modo in una specie di dietro a queste regole, no? Si è costruita una gabbia felice questa donna, in cui è vero che mette al mondo questi bambini, è vero che sono tutti felici, ma la sua identità in qualche modo è un po' dispersa nei meandri di una, sì, subordinazione al maschio, perché c'è un momento in cui lui dice facciamo un altro bambino. Questo lo volevo... E lei dice ma poi chi lo cresce questo bambino? E lui dice ma non importa, poi... Tanto c'eri tu che lo crescevi, 7 figli. 7 figli. E lei però gli dice forse no, no, e, no. E... La ribellione in qualche modo che è così un po' il denominatore comune di tutti i femminili di questo film, la ribellione di questa donna può avvenire ed avviene soltanto quando un fatto drammatico avviene nella loro famiglia. E allora lei lì decide di non porgere l'altra guancia, proprio lei che invece in questa... Nella relazione con Dio aveva trovato la sua identità, la sua forma di sicurezza. È una donna che ha una sua grande purezza, poi è un bellissimo personaggio. Valentina, tu vieni da una famiglia importante, papà pure è stato insomma un grande protagonista della storia cinematografica. La gabbia dorata l'hai mai percepita nella tua vita? Guarda, per fortuna no, perché diciamo che io venivo proprio da quelle famiglie in cui erano i padri assenti, madri un po' sballate che si emancipavano dalle loro madri e quindi madri in carriera. Quindi la mia vita è stata una vita di tate, di tantissimi amici, di famiglie alternative, non di gabbie dorate. Però la ringrazio questa cosa, no? Anche se poi c'è un iperinvestimento che uno fa su se stesso. Ti ha restituito la libertà, ecco, oppure questo iperinvestimento, io ho sempre un approccio un po' psicanalitico, esatto, no? Ti ha portato comunque ad avere un'ansia da prestazione. Sì, sicuramente. Più che un'ansia da prestazione, un'ansia di spendibilità. Se no, c'è qualcosa in me che è abbastanza spendibile. E l'hai capito se c'era? All'essere madre sicuramente ha, come dire, risolto questa paura, che poi non è un'ansia, insomma, l'ansia è una conseguenza. Vediamo, permettimi di citare il tuo nonno, amato, amatissimo, attore del grande e del piccolo schermo, Gino Cervi, ne vediamo una clip. Chi me lo darebbe un baffo? Da parte di Sandra. Non capisco, cosa un baffo da parte di Sandra? Un baffo. Sandra vorrebbe un... Oh, questa è una cosa da... Ma sono cose da chiedere a un commissario. Ad ogni modo me lo chiede con tanta grazia che... Come faccio adesso? Sai che ci vuole 2 mesi poi a farlo ricrescere. Non so, per certi i miei baffi sono... Per il celebre francese, ente del re delle manette, vivo sempre giorno e notte fra i delitti di Paris. Omicidi a pranzo e a cena, coi miei fidi 4 agenti, scopro tutti i delinquenti e ci bevo sul pernod. Caro Maigret, hai un successon, sei un divo alla TV, ringrazia sì, me no. Era l'indimenticato, indimenticabile commissario Maigret, leggete Simenon, perché non c'era mai abbastanza. E stavo cercando le somiglianze, forse la forma del viso, il naso un po' dritto. Sì, sì, ci assomigliamo a mio papà, quindi lui assomigliava molto a Gino. Che cosa ti hanno raccontato di lui? Lui è morto, che tu eri praticamente... Non ero ancora nata, ecco. Nata,
Ma guarda, sì, quello che mi ha più che quello che mi hanno raccontato, quello che io ho imparato guardando, no? Questa grande ironia, questa semplicità, questo essere così presente a se stesso quando era in scena. E questo essere qui ora, ecco, che poi è così la chiave di, delle relazioni, dell'empatia, dell'essere attori, dell'essere artisti, no? Parlando e anche... poi l'ultima domanda che volevo farti, so che insomma, tu sei anche una delle poche attrici internazionali, dico ahimè, ovviamente, che abbiamo in Italia, perché hai girato con Jane Campion, cioè parliamo di un premio Oscar, Jane Campion, Lezioni di piano, tu hai fatto una parte in Ritratto di signora. Com'è stato sbarcare a Hollywood? Ma sbarcare a Hollywood, dove, cos'è Hollywood? No? Una scritta su una montagna. Insomma, quello fu un film inglese, in realtà era un film europeo più che l'America. L'America mi sono sempre divertita, però sempre a piccole dosi, sempre a piccole dosi. Poi ho avuto la fortuna di sperimentare appunto altre città, altre culture. Questo, insomma, sono molto grata della diversità più che l'Hollywood. Che poi insomma, Hollywood è anche qua, è ovunque, uno poi incontri una visione. E mi dà l'idea che tu hai sempre preferito la tua autenticità a non, diciamo, facili incanti, giusto? Sì, ma anche lì, se non sei autentico non vai da nessuna parte. Cioè, poi in realtà il grande attore, quello che è amato, è un attore che riesce a comunicare col pubblico. No. Grazie Valentina Cervi, grazie Massimo Lugli. La Scuola Cattolica nelle sale dal 7, quindi da dopodomani. Quindi vedetelo, leggete, studiate, perché il nostro passato non va mai, mai, mai dimenticato, perché da lì i mostri, quando nascono i mostri c'è sempre un motivo collettivo, no? Potremmo dire comunque subculturale. Grazie davvero, grazie per essere Serena. Stati con noi.